stare dei limiti sani in una relazione. Salutiamo anche Victoria e Roxy Rosa. Allora, non devi fare la sottona e non devi fare il cavalier servente. Ecco, diciamo subito i due punti fondamentali, perché le persone, diciamo, il canto del cigno della seduzione, il bacio della morte della seduzione è fare o il cavalier servente o il cavalier servente o la sottona. Sono due situazioni estremamente negative, estremamente nefaste, che non ti portano nessun vantaggio, diciamo così. Salutiamo anche Serena, Coccinella. Poi le relazioni, diciamo, sicuramente sono un'occasione, dovrebbe essere un'occasione di gioia, di crescita comune. È essenziale impostare quindi dei limiti chiari che devono essere rispettati reciprocamente. L'importante è questo punto fondamentale: limiti che devono essere rispettati reciprocamente. Bisogna mettersi d'accordo su cosa si intende, ma è una cosa soggettiva, altrimenti la relazione non funziona. Faccio un esempio pratico. Pensiamo al tradimento, al concetto di tradimento. Ora, il tradimento non è, come dire, per usare una terminologia del metamodello, non è che lo puoi mettere in carriola il tradimento, è, diciamo, una nominalizzazione, se vogliamo. Tradimento in termini PNListici è una nominalizzazione, cioè vuol dire tutto e non vuol dire niente. Perché che cos'è il tradimento? È se uno va a trombare con un altro o con un altro? E se uno è innamorato di un'altra o di un altro? E se uno ha, diciamo, chiudiamo le... Allora, tutte le finestre chiuse. Adesso non ci sono più finestre aperte. Spero che si veda. Salutiamo Tug, ah no, Claudia, Fabinunz, Betty Kotic. E adesso dovrebbe vedersi, ho chiuso tutto il chiudibile. Vedete un attimino come si sente, riprovate e vediamo come va. Dovrebbe andare bene adesso, spero. Riavviate. E nel frattempo mettete un like, ditemi se adesso si sente bene, perché ho chiuso tutte le chat. Saluto anche Roberta Black, e vediamo, ditemi se sentite bene, spero di sì. Ora non si sente proprio? Beh, non so che fare. Riprovate a riavviare comunque, perché a me dà il segnale valido. Vabbè, comunque, riavviato, ok, quindi dovete riavviare e sentirete, riavviate e sentite. Bene, quindi... le relazioni, dicevo, sono un ingrediente fondamentale nella nostra vita, però devono essere relazioni impostando dei limiti chiari. Dicevo, prendete ad esempio il concetto di tradimento. Tradimento, da un punto di vista PNListico, è una nominalizzazione. È una nominalizzazione, che vuol dire che non si può mettere in carriola. E non è un verbo fondamentalmente, cioè tradire è un verbo, ma tradimento non lo è. E che cosa significa tradire? Ad esempio, qualcuno potrebbe pensare che se va a scopare con un altro o con un'altra, qualcun altro, come dice ad esempio Crazy Robby, potrebbe dire che è l'intenzione in ogni forma di pensiero. Qualcun altro potrebbe pensare che qualcun altro potrebbe pensare che mentre sei, che ne so, a cena con la fidanzata, guardi il culo della cameriera, quello è un tradimento. Qualcuno potrebbe pensare che
Uno che continua a mantenere delle foto della ex su Facebook la tradisce. Un altro potrebbe pensare che se uno ha una chat, che ne so, flirta con qualcun altro solo via chat, è un tradimento. Allora, ma sono tradimenti o no questi? È soggettivo, è veramente soggettivo, è veramente soggettivo. Quindi è fondamentale in una relazione definire che cosa si intende per tradimento, ad esempio. Perché se tu dici, no, guarda, se vuoi stare con me, non devi chattare con le altre, non devi fare questo, non devi fare quello, praticamente tradiscono tutti, perché scagli la prima pietra chi non ha mai avuto delle chat con qualcuno, chi non ha mai guardato il culo della cameriera, chi non ha mai avuto dei pensieri, diciamo, no? Oppure chi non è mai andato a letto, perché ad esempio nell'ambito dello scambismo, nello scambismo di coppia, come dice ad esempio Crazy Robby, non è neanche un tradimento quello, no? Quindi tradire è proprio tradire le aspettative delle altre persone. Ecco, questo non mi bastano le pietre. Questo è un punto fondamentale. Quindi il primo limite qual è? È quello di definire che cosa una persona è disposta ad accettare e che cosa no. Allora, se l'altra persona accetta, cioè lo so che sembra un contratto, ma in realtà di questo si tratta, di definire dei limiti all'interno della relazione, perché questo è un punto fondamentale. Non esiste, il tradimento è una nominalizzazione, salutiamo Pink, è una nominalizzazione, non lo puoi mettere su una carriola, non è un dato oggettivo. E quindi se all'interno di una relazione non si definisce che cos'è il tradimento, non si danno dei parametri certi, tutto può diventare tradimento, no? Anche perché uno, che ne so, continua, guarda il culo della cameriera, fa qualche chat con qualcun altro, qualche flirt, ma qualunque cosa. Quindi questo è il primo punto per definire dei limiti sani in una relazione. Poi un'altra cosa molto importante è, diciamo, credo che sia mantenere, c'è la gelosia retroattiva, c'è. Ma sai quante storie di persone ho sentito che adesso esci con me, devi cancellare tutte le foto dei tuoi ex, delle tue ex su Facebook, Instagram, cazzi e mazzi. Ma quelli fanno parte della tua vita. Per me è una cosa assolutamente allucinante. Betty Cotti ci dice, può fare ma non davanti a me. Beh, può fare da non davanti a te, quindi vuol dire che non ci deve essere gelosia, però, da questo punto di vista, no? Salutiamo anche Gina. Allora, questo bisogna rispettare il passato, ma bisogna anche rispettare il presente. Insomma, bisogna definire che cosa si intende con il concetto di tradimento o non tradimento. Ma poi bisogna anche definire cosa si intende col concetto di relazione, no? Perché la relazione, anche questa è una nominalizzazione, non è un qualcosa di definito, no? Perché noi viviamo in un concetto, diciamo, molto soggettivo, estremamente soggettivo, no? Perché, se due persone hanno una visione completamente diversa della vita, probabilmente non dovrebbero iniziare una relazione perché ci sarebbero sicuramente dei malintesi. Tra l'altro, se una delle due persone se una delle due persone, tra virgolette, si accontenta o accetta la situazione, quella persona lì sarà sottona o cavaliere servente, perché come dicevo all'inizio, il bacio della morte, della seduzione, il canto del cigno della seduzione è presentarti o come sottona o come cavaliere servente. Questo è fondamentale da tenere presente, non mai. E quindi cosa vuol dire non essere sottona o non essere cavaliere servente? Vuol dire tante cose comunque. Vuol dire, ad esempio, non accettare una relazione
che non è nelle tue corde, tipo se te non ti va di convivere è inutile che accetti la convivenza per paura di perdere quella persona, come un'altra persona se accetta, diciamo, invece di non convivere quando lei vorrebbe convivere, sbaglia pure lei, insomma, i compromessi, oh, salutiamo anche la nostra Stella Marina. E i compromessi anche qua non valgono niente. Ricordo a tutti che se volete diciamo fare domande dovete essere abbonati al canale, quindi rispondere domande tramite abbonamento al canale oppure tramite donazione, altrimenti non prendo neanche in considerazione quello che dite, le domande che fate. Quindi solo abbonamenti o donazione al canale. E poi mettete un like, così facciamo girare il video, diamo un segnale a, come possiamo dire, a YouTube, all'algoritmo dell'intelligenza artificiale di YouTube. Allora, quindi anche definire che cos'è una relazione è un definire i limiti, no? Comunque impostare i limiti in una relazione significa riconoscere l'autonomia individuale, l'importanza dell'autonomia individuale e comunque del rispetto reciproco, no? Io credo che ognuno abbia bisogno di uno spazio personale, tempo per se stesso, per se stessa. Stabilire dei limiti sani permette alle persone coinvolte, diciamo, in una relazione di mantenere un senso di identità individuale e di preservare la propria integrità. È essenziale però, appunto, definire con se stessi in primis e in secundis con l'altra persona quali sono i propri desideri e la mancanza, diciamo, di uniformità di visione della vita deve necessariamente portare alla conclusione della relazione, non perché quella persona lì è una persona sbagliata in senso assoluto, ma perché non va bene per noi fondamentalmente. Questo è un punto molto importante, questo è un punto fondamentale. E per quanto riguarda la fedeltà, che vedo delle cose della chat che sono... Allora, non è il fatto di cosa significa fedele, cosa vuol dire un uomo fedele. Anche questo è un concetto, diciamo, relativo, no? È una generalizzazione, ma è un concetto relativo. Relativo significa che non è un concetto assoluto, è una nominalizzazione, anzi, questa è una generalizzazione fondamentalmente. Per cui, ma poi fedeltà cosa significa? Ripeto, uno che guarda il culo alla cameriera quando è con te è fedele o infedele? Uno che chatta con qualcun altro mentre sta con te è fedele o infedele? Perché? Oppure è solo infedele chi scopa, ma per qualcuno il sesso non è infedeltà, per altri lo è, per altri no, insomma è sempre tutto relativo. Comunque impostare, diciamo, una comunicazione chiara, diciamo, aiuta a prevenire malintese e conflitti. Poi io credo che sia necessario proteggere il proprio benessere emotivo, no? Stabilire dei limiti in una relazione è una forma di protezione del proprio benessere emotivo, perché dobbiamo, diciamo, renderci conto che accettare certe cose ci porta stress, quindi tanto vale, è meglio chiudere una situazione che non va. Ovviamente questo deve essere reciproco, no? La reciprocità è fondamentale, no? Cioè quello che non è che devono essere fatti due pesi e due misure, i pesi e le misure devono essere esattamente uguali, perché spesso questo non accade, no? C'è quello geloso, magari che non vuole che lei faccia certe cose e poi lui le fa, no? Per mantenere una relazione è molto meglio definire dei limiti e comunque una reciprocità. È comunque una relazione sana quando la relazione è reciproca. Impostare dei limiti, mettere dei vincoli, quindi, ovviamente chi sa mettere più vincoli sedurrà di più, questo è un dato di fatto, non è la seduzione, chi sa mettere più limiti, chi sa mettere più vincoli e chi fa accettare i limiti e i vincoli agli altri risulterà essere quello più seduttivo. Questo
è un dato di fatto, no? Nella seduzione chi impone i vincoli, chi impone i limiti, seduce. Comunque è importante sottolineare che mettere dei limiti o dei vincoli, chiamiamoli come vogliamo, non significa essere egoisti, ma piuttosto, se sono reciproci ovviamente, ma piuttosto stabilire una base solida per una relazione rispettosa. Quando entrambe le persone sono consapevoli dei limiti e dei vincoli, si crea un ambiente in cui entrambi, diciamo, possono essere compresi e rispettati, ma non dobbiamo mai accettare delle situazioni che non ci vanno. Questo è molto importante. Se quello che uno crede sia giusto, deve trovarsi una persona pronta a fare quello. Se uno si vuole sposare, facciamo un esempio, è inutile che va a cercarsi uno che è proprio il matrimonio. Uno come me, ad esempio, che il matrimonio non lo vuole neanche, diciamo, piuttosto la morte, no? Per dire, no? Ma per fare un esempio, no? Quindi dobbiamo tenere presente queste cose, sono cose fondamentali. Viceversa, quindi se una donna o un uomo invece vuole a tutti i costi sposarsi, ben venga, vada a cercarsene uno che vuole sposarsi pure lui, ma scendere a compromessi da questo punto di vista è sempre una cosa sbagliata. Poi è ovvio che uno nel tempo può cambiare. Ovviamente uno può decidere, magari in un certo momento della vita, che ha cambiato idea. Non è che noi dobbiamo restare, cioè magari uno che non si vuole sposare oggi, domani si vuole sposare, perché ovviamente tutto cambia. Oppure uno che oggi si vuole sposare, domani non si vuole più sposare. Faccio l'esempio del matrimonio, che è una cagata, però. Tanto per fare un esempio, quindi non è detto che le cose restino sempre immutabili nel tempo ed è per questo che anche le relazioni spesso non si adeguano più, perché ci sono le condizioni che cambiano, cioè viviamo in un mondo dinamico, non viviamo in un mondo statico fondamentalmente, perché se vivessimo in un mondo statico sarebbe molto più semplice, mentre invece il mondo in cui viviamo in continuo perenne cambiamento, no? E quindi dobbiamo renderci conto che questi limiti non soltanto possono evolvere nel tempo, ma evolveranno nel tempo e quindi richiedono una comunicazione costante tra le due persone. Invece, molte persone, quando sono in coppia, smettono di comunicare da questo punto di vista, iniziano a parlare soltanto di luce, gas e telefono, iniziano a parlare soltanto di bollette telefoniche, di capre, di pecore, di lana merinos, iniziano a parlare magari di fatti di cronaca, no? Che per carità uno fa anche bene a parlarne, però diciamo di quelli che sono i limiti reciproci o come sono cambiate le emozioni che provano, ne parlano poco, no? Quindi dobbiamo tenere presente che le persone cambiano e le dinamiche delle relazioni devono cambiare. Pertanto è essenziale rivedere regolarmente i limiti impostati, adattare le esigenze alle circostanze attuali. Ad esempio, io credo che anche i matrimoni dovrebbero essere a tempo. Infatti c'è, ad esempio, in molte tradizioni, anche nelle tradizioni buddiste, ad esempio, si possono contrarre matrimoni a tempo, che secondo me hanno un senso. Ovviamente sono soltanto vincoli di natura spirituale, che però per chi crede veramente nel matrimonio è la cosa più importante. Cioè si fa una specie di voto fondamentalmente, che può essere di un anno o di 2 anni, all'inizio di un anno, poi si può rinnovare per un anno o 2 anni. E si può rinnovare fino a un massimo di 5 anni, ma anche nella provincia di Torino, in Val Chiusella, c'è una comunità che si chiama Damanhur, dove i matrimoni all'interno della comunità vengono celebrati a tempo determinato, diciamo, perché fare un progetto, diciamo, per tutta la vita non può avere senso. Ovviamente il mantenimento è la cosa poi più aberrante, no? È quel vincolo maggiore, non ci sono mantenimenti.
nei matrimoni e nella cessazione del matrimonio non ci dovrebbe essere nessun mantenimento, perché né da una parte né dall'altra. Mantenimenti non ce ne sono, ovviamente si tratta di comunque matrimoni spirituali, la legislazione non lo prevede. Comunque è importante ricordare quindi che tutto evolve nel tempo e quindi dobbiamo diciamo tenere presente che secondo me impostare dei limiti sani nelle relazioni è innanzitutto un atto d'amore verso se stessi, ma anche verso l'altra persona. Dobbiamo imparare, diciamo, a un concetto fondamentale che è il rispetto reciproco, no? Dove entrambi i partner si sentono valorizzati, ascoltati e rispettati. Ovviamente ci sono delle cose anche strane, no? Che poi vengono fuori. Ci sono persone che magari hanno relazioni, ci sono persone che hanno relazioni, diciamo, nel tempo, che sono poi relazioni che cambiano, mutano e si trasformano, ovviamente. Quindi affermare il rispetto reciproco è fondamentale. Questo è un punto fondamentale. Dobbiamo tenere presente anche altre cose molto importanti, le visioni della vita che si hanno, no? Cioè, questo è un altro punto fondamentale. Una delle cose principali, vabbè, che non riguarda voi che ormai siete vecchie decrepite, riguarda i figli, no? Avere o non avere figli, perché la scelta di avere o non avere figli è un punto molto importante, no? Se una donna o un uomo vogliono avere figli e l'altro non vuole averne, cercare di, come spesso accade, no? Nelle persone, e anche credo in questa relazione dove c'è stato questo omicidio qua, io non so se questo figlio era voluto o non era voluto, questo qui che è ben folle, pazzo, ha ammazzato questa ragazza incinta di 7 mesi. Ma comunque, quella ovviamente è una persona mentalmente, ovviamente, cinica, sociopatica, e chi più ne ha più lo metta. Però dovremmo imparare questo è un altro punto molto importante. Fondamentalmente la decisione di avere figli o meno è fondamentale. E poi un altro punto molto importante è tenere presente che se tu hai una relazione con una persona sposata, secondo me, o con una persona impegnata, quella non si può considerare relazione, ma è un mio punto di vista. Ci sono persone che dicono: ah, il mio uomo è con la moglie domani, ma quello non può essere il tuo uomo, secondo il mio punto di vista, perché sta già con la moglie. Poi è ovvio che oggi, in questa società fluida, che per certi versi è aberrante, secondo me, si cercano il poliamore, ad esempio. Nulla, cioè tutti possiamo amare 50 persone, però diciamo quando si vogliono portare avanti delle relazioni plurime, non dico che non sia possibile, potrebbe essere possibile, ma sicuramente creerà delle complicazioni. Delle complicazioni, diciamo, di natura oggettiva. E quindi oggi stiamo andando verso, io credo, una società, come diceva Bauman, una società fluida che rappresenta un po' la disgregazione, no? della società, rappresenta un po' la disgregazione della società dove si sono persi i concetti fondanti, ad esempio, del nucleo familiare uomo-donna, maschio-femmina, no? Ad esempio, che sono ruoli completamente diversi, sono ruoli, non possiamo cercare di uniformare un uomo è un uomo, una donna, e anche scindere, diciamo, l'uomo dal maschio e la donna dalla femmina è aberrante, no? Perché fondamentalmente non c'è nessuna differenza, perlomeno sono due espressioni diverse. L'uomo è la realizzazione di quello che dovrebbe essere la femmina, di quello che dovrebbe essere il maschio, e la donna dovrebbe essere la realizzazione di quella che è la femmina.
quindi l'evoluzione, ma non si possono invertire i ruoli. Oggi c'è qualcuno che dice che gli uomini possono avere figli, no? Perché basta essere una donna, una femmina che si percepisce come uomo e potrà avere figli, come viceversa, cioè una donna può, che ne so, non c'entra, perché sono due cose intrinsecamente collegate. Noi abbiamo una biologia e questa biologia dobbiamo rispettarla. Nulla contro, ad esempio, chi vuole cambiare praticamente sessualità, cosa che secondo me è anche giusta, però è un qualcosa che richiede un processo di trasformazione profonda. Ma allo stesso modo i figli, secondo me, dovrebbero essere concepiti in modo naturale, no? Oggi si tende a parlare di tanti surrogati, no? Come l'utero in affitto, come la fecondazione in provetta, per carità, tutto va bene, adozioni a single, a coppie gay e situazioni di questo genere, sono tutte cose che per carità possono funzionare, ma sicuramente daranno dei problemi, no? Daranno sicuramente dei problemi. E quindi è molto importante mantenere, diciamo, anche coltivare l'autostima e l'indipendenza reciproca, no? Per farti rispettare una relazione devi avere un senso di autostima e fiducia in te stesso, altrimenti non riuscirai a raggiungere nessun obiettivo. Essere coerenti e assertivi è un altro punto fondamentale, cioè rispettare i propri confini, e per far questo è essenziale essere assertivi, cioè comunicare in modo aperto, cercare un dialogo costruttivo e fare dei check, valutare la salute della relazione, no? Come uno va a fare un check medico ogni tanto, va a fare l'esame del sangue, anche importante, sarebbe anche importante valutare la salute di una relazione. Ecco, questo è quello che bisognerebbe fare. Poi ovviamente tra dire e fare c'è sempre di mezzo il mare, però il mezzo, questo mare, diciamo, si trasforma poi in un vincolo. Però è molto importante definire dei limiti, insomma, che l'importante è che siano condivisi, perché se non sono condivisi e chi accetta i limiti di un altro, ricordatevi sempre che chi vincola seduce, chi viene vinculato è sedotto. Quindi affinché una relazione funzioni, i vincoli devono essere reciproci. Se volete sedurre, invece, dovete vinculare e non farvi vinculare, perché solo in quel modo avrete la possibilità di sedurre. Ma